Al voto oggi a Palazzo Madama il trattato italo-libico, un trattato di cooperazione, un trattato sul quale la Lega Nord si è espressa favorevolmente. La Lega Nord è fiduciosa, ma il colonnello Gheddafi dovrà collaborare. Questa è in sintesi la posizione della Lega Nord espressa oggi in aula, Presidente Bricolo. Sì, questa è la nostra posizione. Domani, ricordo, ci sarà la visita del ministro Maroni a Tripoli, in Libia, per riuscire a trovare quell'accordo che permetta finalmente di pattugliare, le coste per impedire i flussi di immigrati clandestini di arrivare sul nostro territorio. A noi sta a cuore questo. Il trattato l'abbiamo visto, lo voteremo, ma la finalità appunto è il rispetto anche di quei patti che sono stati già diciamo stabiliti fra il nostro paese e la Libia per riuscire ad arrivare finalmente, una volta per tutte, a bloccare questi flussi migratori in entrata. L'avevamo fatto già in passato, nella passata legislatura, quando eravamo al governo con l'Albania e siamo riusciti di fatto a ottenere un risultato. Sappiamo che la Libia, Gheddafi, in passato non hanno rispettato patti che erano stati sottoscritti con il nostro paese. Però stiamo lavorando veramente tanto su questo perché crediamo che sia fondamentale. E domani in Senato approda anche il disegno di legge sulla sicurezza. Allora, Presidente Bricolo, quali in sintesi gli emendamenti proposti dalla Lega Nord, su quali scommettete di più? Insomma, quali gli emendamenti più importanti e discriminanti? Ne abbiamo già presentati molti e molti di questi sono già stati accolti, dunque questo è importante. Ricordo che già nel testo c'è la tassa, il contributo che viene richiesto agli extracomunitari per rinnovare i permessi di soggiorno, per rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. È già nel testo, perché l'abbiamo votato in commissione, questo nostro emendamento che prevede il permesso di soggiorno a punti per i residenti, per chi già è presente nel nostro paese. E dunque andremo finalmente a capire chi si vuole integrare e chi invece, pur avendo un permesso di soggiorno regolare nel nostro paese, va contro la legge e non si vuole effettivamente integrare. Questa sarà una cosa molto importante che darà una svolta in linea con quella che vuole essere la politica dell'integrazione. Ci sarà un ordine del giorno molto importante che, in vista purtroppo dei problemi, delle ricadute che ci saranno nel nostro paese, a causa della grave crisi economica che stiamo vivendo, di rivedere anche la politica dei flussi migratori in entrata. Noi abbiamo chiesto di fermare il decreto flussi per 2 anni per monitorare innanzitutto la situazione sul territorio, vedere effettivamente quanti disoccupati, che stime si possono fare di disoccupati nei prossimi mesi, e purtroppo già i primi dati sono sicuramente allarmanti. Per uscire, la finalità è quella di riuscire almeno a garantire il posto di lavoro a chi è già presente sul nostro territorio. Riceviamo numerose segnalazioni di gente, di nostri concittadini che ci chiedono, ci fermano per chiederci un posto di lavoro, il che vuol dire che la crisi è già purtroppo in atto. Da qualche giorno però qualcuno accusa la Lega di aver imboccato una strada xenofoba, associa il leghismo al razzismo. Non vi sentite indignati? Ma indignati, siamo abituati, abbiamo le spalle larghe, ci hanno sempre detto questo, anche se poi sono gli altri che cambiano opinione e vengono sulla nostra linea. Molte delle nostre proposte sono proposte che abbiamo preso da esperienze di altri paesi europei. Mi dimenticavo prima di ricordare il reato di immigrazione clandestina, che è inserito nel testo, che è in vigore già in Gran Bretagna, in Francia e in molti altri paesi europei, come anche l'emendamento che abbiamo voluto noi della Lega, che sarà votato, sul il divieto di segnalazione dei clandestini che vanno nei pronti soccorsi. Ecco, toglieremo questo divieto. Noi vogliamo sapere anche chi entra nei nostri ospedali. Credo che sia una norma giusta, corretta, anche questa già applicata in altri paesi in Europa. Per